ragazzi, come da titolo oggi voglio fare questo video in cui proverò con voi in diretta, scatteremo in diretta i vestiti da sposa che ho preso su Wish. Come sapete Wish è un sito famosissimo, cinese, si trovano un sacco di cose, veramente di tutte le tipologie possibili e immaginabili, e io ho fatto già diversi video riguardo Wish, ma oggi in particolare appunto ci soffermeremo sugli abiti da sposa che, se siete d'accordo con me, sembrano, cioè su questo sito un po' tutto sembra troppo bello per essere vero, perché tutti questi abiti da sposa nelle foto sembrano meravigliosi, cioè il classico vestito da sogno bellissimo che però normalmente si paga tantissimo, invece su Wish sono super super economici, ma veramente ridicolosamente, è una parola ridicolosamente, beh se non lo è l'ho inventata io, economici, e quindi non so se è una truffa oppure se è effettivamente super super conveniente e gli abiti sono strafighi. Oggi mi sa che lo scopriremo assieme. Ho qui tutti gli abiti da sposa che ho acquistato su Wish, in realtà anzi ne ho acquistati 6, me ne sono arrivati 5 e sono passati tipo 2 mesi, adesso vi dico esattamente. L'ordine l'ho fatto il 4 di novembre di questi abiti e quindi sono passati ormai praticamente 2 mesi. Il 6° abito penso che non mi arriverà mai. Iniziamo, spacchettiamo, questo è il primo. A meno che non ce ne siano 2 in un unico pacchetto, presumo appunto che uno non mi arriverà mai. Wow, beh, vabbè. Ragazzi, a vederlo è meraviglioso, c'è la parte superiore con la manica a 3/4 e tutto questo dettaglio in pizzo ricamato molto bello, con poi la gonna lunga, leggera, morbida appunto, che cade così. Allora io spero che mi stia, perché le taglie cinesi, Wish è un sito cinese, e le taglie dei siti cinesi sono sempre tipo di 4 taglie più piccole, cioè se io solitamente indosso la S o la M, sui siti cinesi devo prenderla XXXL, quindi io spero veramente, le ho prese comunque tutte più grandi, tutti gli abiti li ho presi un po' più grandi di quello che avrei preso, proprio perché non sapevo che cosa aspettarmi per quanto riguarda le taglie. Guardando la fotografia dell'abito su Wish, in realtà l'abito è un po' diverso, perché per esempio nella fotografia questa parte qui trasparente non c'è e la ragazza ha soltanto appunto l'abito che è con uno scollo tipo a barca, se non sbaglio si chiama così, mentre questo ha questa parte che sul sito non c'è, quindi effettivamente non è l'abito che io ho visto nella foto, è molto simile ma non è l'abito che ho visto. E poi in vita nella foto la ragazza ha una questa parte è molto più sottile, è una specie di cinturina in vita, cinturina insomma, una parte che divide la parte superiore dalla parte inferiore della gonna. Nella foto è un pochino più piccolina, però onestamente è molto simile, se non fosse appunto per questa parte qui. Adesso lo indosseremo e vediamo, calcoliamo che io quest'abito, ragazzi, escluse le spese di spedizione, ma poi a fine video vi dirò il totale, incluse le spese di spedizione, quest'abito, ragazzi, l'ho pagato 7 euro, quindi cioè 7 euro voglio dire, non è niente. Ma vediamo com'è indossato, questa è la parte che più temo, spero mi vada su. E questo è l'abito indossato, ragazzi, devo dirvi che mi aspettavo di peggio, perché vabbè, ovviamente la taglia, prendendolo su internet purtroppo è sempre un'incognita, e devo dire che questo mi sta un pochino troppo largo, quindi dovrei stringerlo un po' in vita. Ok, l'ho stretto con una molletta dietro tipo come fanno nei negozi per abiti da sposa, quindi adesso è un pochino meglio come fit. Comunque devo dire che la forma non mi dispiace, appunto regolandolo non sarebbe nemmeno niente male. Come vi dicevo, non mi fa impazzire questo pezzetto sopra, sarebbe molto più carino se l'abito finisse così, anche se non si nota tantissimo. È molto morbido e confortevole addosso, quindi non mi dà fastidio, non è di un materiale che dà fastidio addosso, però devo dire anche la verità che comunque si vede che è un materiale, diciamo, non proprio costoso, quindi un materiale un pochino più cheap, tra virgolette, ma per 7 euro secondo me, insomma, non gli manca niente, appunto, per questo prezzo, voglio dire, è introvabile da qualsiasi altra parte un abito da sposa per 7 euro così. Quindi anche la lunghezza, ok, non potete vederlo, ma
è parecchio lungo, io sono alto 1,77 m e mi arriva praticamente tipo a 2 cm da terra, quindi se siete un po' più basse potete sempre regolarlo, ma è sempre meglio poterlo accorciare, perché se vuoi allungarlo non puoi farlo. Quindi ovviamente sono curiosa di sapere le vostre opinioni, quindi ditemi voi nei commenti che cosa ne pensate, se per 7 euro secondo voi è una buona spesa oppure no. Per quanto mi riguarda, mi piace. Secondo abito, questo si chiama Sweet Girls Long Formal Satin Floor Length Trumpet Prom Dress Sleeveless Backless Bridal Gowns Wedding Party Dress Plus Size S5XL. Quindi il nome sono tre righe praticamente, quindi hanno voluto inserirci tutte le parole chiave possibili, e questo l'ho pagato 14 euro. Sembrava fosse 117 ma scontato 14, quindi questa differenza di prezzo con lo sconto mi sembra un po' allucinante, ma Wish ha un sacco di cose del genere. Allora, questo abito devo dire che nella foto era meraviglioso, con questo strascico bellissimo. Per quanto mi riguarda non mi fa impazzire e non mi piace tantissimo quanto avanzi anche qui. Se vedete, c'è questa specie di gioco di stoffa qui che straborda, che non è proprio il massimo. Comunque non è affatto male. Lo scollo dietro mi piace molto, anche se io non amo la mia schiena, ma lo scollo sinceramente è carino. Se non fosse ovviamente per questa molletta, c'è un fiocco molto carino dietro, quindi se vado a stringerlo davanti non è male lo scollo. Però anche questo mi dà una sensazione un po', sto richiudendo la molletta, però mi dà un po' la sensazione di cheap, forse più rispetto a quello di prima. La parte sopra dell'altro non era poi così male, mentre questa non mi piace tantissimo. La gonna, anche questa è parecchio lunga, quindi un po' tutti gli abiti di Wish secondo me sono molto lunghi, quindi in caso si possono accorciare, appunto il contrario è impossibile fare, quindi non è male come cosa, però non trovo mi stia particolarmente bene. Ed in più questo tessuto, ovviamente vabbè anche questo è stropicciato, però questo tessuto non mi fa impazzire e sembra molto cheap, forse per il fatto che è molto lucido. Se fosse opaco secondo me sarebbe un pochino più, più bello e sofisticato. Tutto sommato però, ragazzi, ripeto, per, così lo vedete un po', aiuto un po' più da lontano se non inciampo nella gonna, e voilà, tutto sommato però ragazzi, per 14 euro voglio dire, un abito del genere è difficile da trovare. Quindi ditemi voi anche qui che cosa ne pensate. Come modello sicuramente non è un taglio che mi sta benissimo, però potrebbe sempre piacervi, e sconsiglierei di fare come ho fatto io e di andare con una taglia in su per ogni abito, perché mi sa che ho preso la M e la L, per questo mi sa che è una M, e avrei potuto prendere tranquillamente una S. Quindi regolatevi un pochino così sulle taglie e scrivetemi che cosa ne pensate dell'abito numero 2. Terzo abito, questo era scontato, rido perché questi saldi mi sembrano assurdi, cioè da 65 euro l'hanno scontato a 17, ok, quindi l'ho pagato 17 euro, anche questo ha questa parte sopra in pizzo, che non mi dispiace affatto. Noto che le parti in pizzo sono secondo me molto, cioè sono di migliore qualità rispetto agli abiti un pochino più semplici. Anche questo mi sta veramente enorme, infatti ho dovuto stringerlo dietro perché ci ballo all'interno. La cosa strana è che sono tutti M come taglia, quindi non riesco a capire come possa essermi così grande una M. Solitamente appunto sui siti cinesi bisogna sempre prendere una, due, tre taglie in più, qui devo prendere una, due taglie in meno, quindi regolatevi su questo per le taglie. Ma anche qui secondo me fanno bene, perché è sempre meglio portare a stringere un vestito, perché allargarlo è molto molto difficile, se non impossibile, oltre un tot. La parte superiore non mi dispiace, c'è questo strano effetto perché la stoffa avanza un pochino, perché io ovviamente non ho una quinta di seno, quindi potrei comunque adattarlo alle mie misure.
quindi non è niente male da parte sopra, non mi dispiace. La donna anche è molto molto bella, mi piace il fatto che sia in tulle. Una cosa che però non mi piace è il dettaglio dietro, che è fatto tutto con questi nastrini che ovviamente si sono smollati completamente. Ho tentato da sola di allacciarli e poi allacciare il vestito, ma è super 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 difficile. Serve una persona che ti aiuti, tu lo metti su e poi qualcuno dietro deve appunto allacciarlo, perché c'è tutto questo nastrino. Quindi forse sarebbe anche una cosa carina, però provarlo da sola è praticamente impossibile indossarlo alla perfezione per via di questo dettaglio, quindi calcolate questo. Onestamente, forse tra tutti è quello che mi piace di più come forma, come sensazione addosso. Specialmente la parte superiore non è niente male, è molto morbida e confortevole, anche se queste spalline non mi convincono tantissimo, non so come indossarle. Tutto sommato però, appunto, ovviamente anche qui è tutto stropicciato per via della spedizione, però non mi dispiace affatto, e secondo me adattandolo alle mie misure, quindi rendendolo proprio perfetto, non sarebbe niente male come abito. Tra tutti secondo me è quello che risulta meno cheap, è quello che risulta di qualità, diciamo, migliore fino adesso, almeno rispetto agli altri che ho provato. Ve lo faccio vedere anche un pochino più da lontano. E questo è l'abito, se vedete i miei calzini non fateci caso. E questo è l'abito numero 3, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Fino adesso è il mio preferito. L'unica pecca, ragazzi, volevo toglierlo per provarne un altro e non riesco più ad aprire la lampo, è completamente bloccata. Quindi forse questo può essere un attimino un deterrente, non lo so, però la lampo non è proprio di ottima qualità, sto facendo un po' di fatica a toglierlo, tanto per farvelo sapere. Abito numero 4. Questo, allora, anche qui forse è meglio se vi risparmio il titolo, perché sono 4 righe di titolo, ok? Questo costava, a quanto dicono su Wish, costava 78 euro, adesso è in saldo a 18,14. Non so perché, ma io ho il sentore che secondo me a 78 euro non lo è mai stato, però magari è solo una mia sensazione. Comunque l'ho pagato 18,14 euro, sempre escludendo la spedizione naturalmente. Allora, nella foto anche qui mi sembra un pochino diverso, perché lei le spalline le tiene tipo così, ma se io le metto così le spalline si formano questi cosi di tessuto qua, che non sono proprio bellissimi da vedere, quindi cerco di tirarle un pochino su per evitare questo effetto. Se non altro la taglia di questo è abbastanza giusta, perché è l'unico su cui non devo usare la molletta, ok? Quindi l'unica pecca è questa parte superiore, che non si è ben capito come va portato, se così come ce l'ha lei nella foto oppure un po' più alto, però appunto così non fa proprio un bellissimo effetto, boh. Tutto sommato, se non fosse per questo problema, mi piace un sacco il fatto che abbia dei dettagli in paillette. Non penso si riescano a vedere in videocamera, perché sono poche, sono molto delicate, sono delle piccolissime paillette argentate. Forse se mi muovo, mi sposto, riuscite a vedere lo scintillio. Sono molto belle, questo dettaglio mi piace tantissimo. Mi piace molto anche il fatto che ci sia questa specie di cinturina in vita, e la gonna, ragazzi, è meravigliosa. Ovviamente una volta che è stirato non è male, secondo me. Dietro stessa cosa, sono forse un po' bruttini questi dettagli che spuntano così. Per il resto però la taglia non è male, la gonna mi piace un sacco, vabbè, stropicciata, ma se andassimo a stirarla per bene non sarebbe niente male, e mi piace la forma che ha. Questo dettaglio è bello e secondo me non è male, non è male. Più o meno lo stile degli abiti che ho scelto, lo sapete, gli abiti che mi piacciono, la forma che hanno, quindi sono abbastanza simili, ma non so, forse questo è il mio preferito tra tutti per adesso, non lo so. Un po' strano questo dettaglio, ma non mi dispiace, così riuscite a vederlo anche da lontano. Mi scuso se riuscite a vedere i miei calzini per niente eleganti, ma non lo so, non mi dispiace, mi aspettavo fossero peggio, devo dire la verità, onestamente pensavo che andandoli a pagare 7, 10, 15, 20 euro
fossero molto molto peggio. Invece mi ha stupito Wish per quanto riguarda gli abiti da sposa, e devo dire che andandoli appunto ad adattare a seconda delle misure, per il prezzo che hanno sono pazzeschi. Quindi voglio sapere comunque da voi qual è il vostro preferito fino adesso. Ne abbiamo ancora uno. Tanto per la cronaca, sto avendo lo stesso identico problema che ho avuto con l'altro abito, solo che l'altro abito aveva la lampo di lato e quindi sono riuscita a sfilarlo dall'alto, perché ovviamente sotto i fianchi non mi andava. Questo però ha la lampo dietro, che io non riesco assolutamente ad aprire, si è completamente bloccata, quindi non so che cosa fare per toglierlo e non c'è nessuno che possa aiutarmi, quindi sto tentando irrimediabilmente, mal che vada lo strapperò tipo Hulk, che cosa volete che vi dica, ma non riesco assolutamente ad aprire la lampo, quindi non so come fare. Non lo so che cosa hanno questi abiti, li metti una volta e non te li togli più praticamente, cioè potete indossarlo e poi andate a dormirci e ci vivete per tutta la vita praticamente. Quinto ed ultimo abito, ragazzi, e devo tenerlo qua perché la scollatura è imbarazzante. Questo mi fa ridere perché dicono che fosse a 125 euro, ma è scontato e io l'ho pagato 5 euro. Lo so, 5 euro di solito non compri neanche un fiocchetto per l'abito, ok? Qui abbiamo con 5 euro un abito completo. Solo che, numero uno, la scollatura, non mi ci vedo con questa scollatura, quindi perdonatemi se mi coprirò costantemente, ok? E anche qui però ho sbagliato perché, ragazzi, mi sta gigantesco anche questo, quindi anche questo devo andare a stringerlo con la molletta se ci riesco, che non riesce a stare al suo posto in realtà. Ok, premesso il fatto che la scollatura non mi faccia impazzire affatto, l'abito in sé non è niente male. Questo dettaglio non me lo ricordavo sull'abito, andiamo a vedere se effettivamente era così oppure no anche nella foto. Ah ok, lei praticamente ha le mani così, quindi non si vede tantissimo, forse non l'avevo notato, però devo dire che è abbastanza simile all'abito che si vede in fotografia. Le maniche non mi fanno impazzire, vabbè, sono troppo larghe e non mi piace questo dettaglio sulle maniche, però ovviamente va a gusti. Tutto sommato però il tessuto dell'abito, questo ve lo devo dire, anche se come forma non mi fa impazzire qui, il tessuto dell'abito è secondo me quello più che sembra più costoso tra virgolette, meno cheap, perché è molto più spesso rispetto agli altri abiti e dà una sensazione appunto meno cheap addosso, non so bene come descriverla, materiale se non altro almeno la parte liscia. Questa parte fatta tipo in pizzo lascia molto a desiderare, ci sono anche dei fili eccetera eccetera, però ragazzi l'abbiamo pagato 5 euro, quindi insomma. E anche qui la gonna è abbastanza lunga, quindi se siete più basse di me sicuramente dovrete accorciarla. Non fa sicuramente per voi se non siete a vostro agio come me con le scollature così profonde, anche perché poi c'è una parte qui, ragazzi, che non credo si veda, ma c'è una parte qui sotto la scollatura e sulla cintura praticamente, e anche questa è trasparente, cioè si vede, quindi vedete che si vede praticamente sotto, quindi nemmeno questo mi fa impazzire, è stato cucito un pochino male, avrebbero dovuto cucirlo un pochino meglio, quindi è un po' un nì, nel senso che vabbè, il tessuto per me è il migliore rispetto a tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora, proprio il tessuto come si sente, come vi dicevo poco fa, ci sono però ovviamente questi dettagli che lasciano un po' a desiderare. Sono curiosa di sapere qual è il vostro preferito tra tutti e cinque, fatemelo sapere nei commenti. Per quanto mi riguarda è un po' difficile scegliere, come tessuto direi senza dubbio questo, come forma invece quello che ho provato prima di questo, direi decisamente. Ma come promesso andiamo a vedere quanto abbiamo pagato il tutto nel totale. Allora, tutti e sei gli abiti, perché ricordiamoci che il sesto non mi è mai arrivato dopo 2 mesi, ragazzi. Allora, tutti gli abiti, il totale è 113 euro, la spedizione 60 euro, perché la spedizione si paga singolarmente su ogni cosa che tu ordini, quindi nel totale erano 10 euro di spedizione per ogni abito e quindi 60 in totale, quindi il totale è di 173 euro. Comunque 173 euro per 6 abiti barra 5 non è per niente una grossa cifra, anzi sono praticamente regalati. Quindi secondo me, per quanto mi riguarda, almeno vale la pena provare, perché la spesa è veramente minima, ovviamente se ne comprate
uno soltanto sarà ancora meno. Quindi per quanto mi riguarda, secondo me vale la pena provare e vedere, perché magari potreste veramente trovare un abito che vi sta da Dio, che comunque con qualche modifica può starvi da Dio. E è stata un po' una sorpresa. Sicuramente non sono ovviamente della qualità più alta possibile immaginabile, però ragazzi, per questo prezzo sono, cioè, non si poteva sperare di meglio, ecco, questo penso. E comunque, per quello che ho visto su Wish, diciamo che c'è molto di peggio in giro, ok? Quindi questo è quanto. Che strano salutarvi con questo abito, vabbè. Ci vediamo nel prossimo video, mia family, dove non sarò vestita con questi abiti imbarazzanti. Comunque, un bacio grandissimo e a domani. Ciao!